Ciao a tutti da lunadividlab.it, riprendiamo oggi la storia dell'arte greca. Come anticipato la scorsa volta, parliamo oggi di Kuroi e Korai. Dopo il 600 a.C. si arricchisce il repertorio degli scultori greci ed è possibile individuare per la prima volta alcune personalità di artisti, grazie alle firme poste sulle loro opere. Al centro della plastica arcaica ci sono appunto i tipi del Kuros e della Kore. I Kuroi sono giovani nudi con i capelli lunghi, in piedi in posizione frontale, con le braccia distese lungo i fianchi, i pugni chiusi e la gamba sinistra leggermente avanzata a significare l'avanzamento lento verso lo spettatore, ma con entrambi i piedi saldamente piantati a terra. Questa posizione garantisce inoltre, dal punto di vista tecnico, un supporto sicuro alla grande massa di marmo del corpo. Le dimensioni sono spesso a grandezza naturale, ma anche di dimensioni superiori al vero. Le Korai invece sono fanciulle vestite con ricercatezza, sempre stanti, con braccia distese lungo i fianchi, oppure hanno una mano che trattiene il panneggio della veste all'altezza dell'anca, mentre l'altro braccio è proteso nel gesto di porgere un'offerta alla divinità. I piedi sono uniti, oppure il sinistro è lievemente avanzato. Le Korai sono scolpite generalmente in marmo e più raramente in calcare. Gli occhi e gli accessori possono essere fatti in altro materiale. Sono spesso fatte da diverse parti assemblate ed erano dipinte a vivi colori. Altra caratteristica che si può notare in entrambi i tipi, e che in generale caratterizza le sculture di epoca arcaica, è il taglio delle labbra semilunato, con le labbra incurvate in su, che è il cosiddetto sorriso arcaico, chiamato così proprio perché dava l'impressione che si volesse connotare la statua con un volto sorridente, quindi i primi studiosi pensavano che fosse un elemento espressivo che voleva indicare la pace interiore del soggetto, il piacere e la soddisfazione in un corpo sano, la serena benevolenza degli dèi, oppure si pensava che fosse una maschera aulica convenzionale per nascondere sentimenti personali. Un'altra interpretazione che si era tentato di dare era che questo sorriso fosse una correzione ottica per non far apparire imbronciate le statue che dovevano essere poste in alto e che quindi si vedevano con una visione dal basso, però questa spiegazione non giustificava la presenza del sorriso anche in statue che non dovevano essere viste dal basso, né tantomeno la sua scomparsa nel V secolo, quando comunque ad esempio ancora si collocavano statue sui frontoni e dunque in alto. Invece poi si è arrivati alla conclusione che fosse solo un tentativo di dare l'impressione della curvatura in profondità della bocca, in un momento in cui si procedeva a costruire l'immagine per vedute parallele, prima della conquista della terza dimensione e dello scorcio. Cioè si tentava di ricomporre sul piano frontale bidimensionale la tridimensionalità dei tratti somatici, anche per quanto riguarda gli occhi, perché si riportava ugualmente la curvatura in profondità nell'impossibilità di far girare l'angolo esterno dell'occhio nella terza dimensione. E dunque vediamo questi occhi obliqui, praticamente a mandorla. Kuroi e Korai esprimono gli ideali di bellezza del tempo, una bellezza fisica che ha anche elevatezza spirituale e bontà, e che avvicina gli umani agli eroi e merita l'apprezzamento degli dèi. Lui è l'atleta allenato, lei la fanciulla che celebra i culti delle divinità, protettrici della polis, a cui offre doni e se stessa, e spesso si identifica con la stessa dea alla quale si offre. La loro funzione è quindi principalmente quella di ex voto, doni votivi lasciati nei santuari di tutto il mondo greco, e quindi, ricapitolando, in questo caso simboleggiano l'eroe, il dio o l'offerente che si offre al dio e lui si identifica. Altra funzione invece, che entrambi avevano, ma più raramente, era quella nelle necropoli di segnalare una tomba di un personaggio eminente. Infatti, attorno al 600 a.C. sostituiscono in questa funzione i vasi funerari di grandi dimensioni. In questo caso, Kuroi e Korai rappresentano il defunto, idealizzato, indipendentemente dalla sua età. Questa pluralità di significati è dovuta al fatto che per i greci del VI secolo a.C. non era tanto importante il soggetto della statua, ma più che altro contavano le sue dimensioni, il materiale e la finezza dell'esecuzione, quindi il costo. La stessa parola con cui si indicava la statua, agalma, ha il significato di ornamento splendente. Si poneva anche grandissima cura affinché il nome del donatore, la sua patria e le ragioni della dedica fossero ben leggibili nelle iscrizioni.
Andiamo a vedere ora degli esempi. Qui abbiamo i famosi Cleobi e Bitone, i due fratelli argivi di cui ci parla lo storico Erodoto. Secondo la leggenda, la loro madre era una sacerdotessa di Era ad Argo. Un giorno, mancando i buoi necessari, i due fratelli dimostrarono una straordinaria forza fisica trainando loro stessi per una lunga distanza fino al tempio di Era il carro sul quale c'era la madre, per permetterle di portare a compimento il rito che le spettava. La madre allora pregò Era di ricompensare i suoi figli, concedendogli ciò che è il meglio per i mortali. Quella stessa notte i due giovani, mentre dormivano nel santuario della dea, morirono. Le due statue sono state rinvenute nel santuario di Apollo a Delfi alla fine dell'Ottocento. Sulla base di uno di essi c'è un'iscrizione frammentaria che dice: «Medes di Argo mi fece». Il nome dello scultore che è andato perso per metà è così stato integrato in Polimede di Argo, anche perché era un nome abbastanza comune nel Peloponneso in età arcaica, però non è sicuro che si chiamasse così. Dato che le due figure sono identiche e che lo scultore era originario di Argo, si è data per certa l'identificazione con Cleobi e Bitone, appunto. Però qualcuno ha anche avanzato l'ipotesi che invece fossero altri due fratelli della mitologia greca, i Dioscuri. Ciò che è importante comunque notare è l'ideale dorico della bellezza virile, cioè le caratteristiche tipiche della plastica peloponnesiaca, che esprimono la bellezza, l'ideale della forza eroica, in questi corpi massicci e compatti, quasi tarchiati malgrado l'altezza. In parte, la possanza delle forme è mitigata da una certa delicatezza nel trattamento della superficie, ad esempio nei particolari anatomici dell'addome, però la dominante è sempre questa potente resa delle masse. Rispetto ai massicci curoidorici, quelli prodotti in area ionica, cioè nelle isole in zona microasiatica, presentano sempre un corpo atletico, ma le forme sono fluide e la muscolatura è totalmente dissimulata sotto la pelle. I volti hanno lineamenti dolci. Dunque l'ideale di bellezza che esprimono non si identifica con la forza, ma con una morbida armonia di superficie. È il fanciullo bello e amabile, simile per aspetto agli dei. I curoiattici sono invece in posizione intermedia fra i due estremi, perché sono equilibrati, nel senso che ricercano una bellezza senza eccessi, con forme naturali e muscoli evidenziati con discrezione. Vediamo adesso un prodotto particolare di un artista ateniese sconosciuto che nel 560 a.C., invece del solito Kuros, creò l'immagine di un fedele, un giovane uomo barbuto, che porta sulle spalle un vitello da sacrificare ad Atena e quindi è chiamato Moscoforo, il portatore di vitello. Questo viene dalla colmata persiana, cioè dalla fossa in cui erano state sepolte le sculture profanate nel 480 a.C. dai persiani guidati da Re Serse. Grazie all'iscrizione sulla base conosciamo il nome del dedicante, un certo Rhombos. Una teoria sull'interpretazione è che questo Rhombos ha dedicato una statua come ex voto dopo una gara in cui si vinceva un vitello. Lo schema scelto veniva già usato almeno dal VII secolo. Infatti ci è pervenuta una statuetta cretese di un pastore offerente con un ariete. Invece di offrire alla dea un fanciullo idealizzato, Rhombos ha offerto se stesso mentre si accinge a compiere il rito sacro dell'offerta. La tensione muscolare, la volumetria, rimanda quasi ai modelli dorici. Il corpo è avvolto in una veste rituale attillata che fascia e delinea la figura. Il muso mansueto e rassegnato dell'animale contrasta e mette in evidenza la vitale determinazione dell'uomo. Il carattere di questa statua è stato considerato l'antecedente della vitalità del famoso cavaliere Rampant, chiamato così dal nome del primo proprietario della testa, che è diviso fra Atene e Parigi. Eccolo qui, praticamente a Parigi c'è la testa originale e invece il torso e i resti del cavallo sono calchi. Viceversa, ad Atene è la testa ad essere un calco. Questa è la prima statua equestre a noi nota del mondo antico. La posizione è particolare perché il busto del cavaliere è leggermente girato. L'addome è lievemente segnato. La testa è il capolavoro dell'artista, con questo volto così delicato e vitale, e i curatissimi riccioli dei capelli e della barba. Sulla testa porta una corona di quercia che lo connota come vincitore ai giochi. Lo scultore, Attico, è stato da alcuni studiosi indicato come lo stesso che ha realizzato la core con peplo, che vedremo dopo.
Con questi due ultimi esempi abbiamo visto come gli scultori andavano anche verso nuove forme. Questa invece è la famosa Era di Samo, che proviene appunto dal Tempio di Hera sull'isola di Samo, che è il maggiore santuario della Grecia orientale. È un magnifico esempio di scultura ionica. Rispetto alle corai del secolo precedente, quelle della scultura dedalica, ha una posa e una struttura meno rigide. La mano sinistra, perduta insieme al braccio, è sollevata al petto per mostrare l'offerta alla dea, mentre la destra trattiene un lembo della veste. La forma quasi cilindrica della figura è ravvivata dall'abito ionico, quindi dalle pieghe verticali e dritte del chitone, che è la leggera tunica di lino abbottonata sulle spalle, e da quelle ampie oblique del mantello rettangolare. Le vesti stesse suggeriscono i volumi corporei, le forme femminili che si manifestano con dolcezza. Il gruppo più numeroso e famoso di corai è quello rinvenuto sull'acropoli di Atene, all'interno della colmata persiana. Le maestranze operanti ad Atene prendono molti elementi dall'arte ionica, anche se ci sono profonde differenze stilistiche, probabilmente per la grande presenza di artigiani delle Cicladi esperti nella lavorazione del marmo. Perciò nelle corai attiche ritornano il chitone e le forme tondeggianti e morbide, la grazia e l'attenzione al decorativismo. Gli artisti ateniesi, invece, come abbiamo visto, sono più originali nella resa dei volti, che mostrano sempre un peculiare carattere anche se non si tratta di ritratti. Questa è la core con peplo che abbiamo menzionato prima, che invece indossa la veste dorica, e questo costume riconduce al culto attico della dea Atena, perché le sue sacerdotesse portavano in processione il peplo da loro confezionato durante le feste della dea. La scultura mostra una raffinata plasticità e tracce di pittura rossa, verde e nera. Il volto è eccezionalmente vitale. Ecco, quindi, con questi pochi esemplari che abbiamo visto, abbiamo cercato di sintetizzare quelle che sono le tre correnti stilistiche della scultura dorica, la scultura ionica e la scultura attica durante il VI secolo. In ultimo, per quel che riguarda ancora la scultura, dobbiamo ricordare il genere della stele funeraria, una lastra di marmo scolpita che sostituisce i costosi curoi come contrassegno delle tombe. Queste lastre erano erette verticalmente nel terreno o su un basamento, oppure facevano parte della decorazione di un monumento. Anche in questo genere si può ritrovare l'alta qualità degli scultori di quest'epoca. Su questa stele è raffigurato un guerriero nudo ed elmato che corre nella tipica maniera arcaica a ginocchia piegate. La testa si volge all'indietro, così che la figura risulta in una visione triplice e alternata, cioè profilo nella testa, prospetto nel petto e di nuovo profilo nelle gambe. Le braccia, che in corsa sono strette al petto, qui sono rese con i gomiti aperti. Dunque, con questa figura, lo scultore si è voluto confrontare con la ricerca di effetti spaziali e disegnativi, propri anche della coeva pittura, di cui parleremo la prossima volta. La stele termina in alto con due volute ioniche. Anche per questa volta è tutto, ci vediamo alla prossima!